Sulle acque di Viverone, tranquillo laghetto non lontano da Biella, scendono in lizza i migliori scafi e motonauti del continente. È in palio il titolo europeo per fuoribordo corsa della classe 1000. Partenza per la prima delle tre prove. Vanno subito in testa due fratelli, Renzo e Augusto Romani. Li tallonano altri due fratelli, Massimo e Carlo Leto di Priolo. Lo spauracchio degli italiani è lo svizzero Paul Schiller. Meno veloce e meno classico dei nostri, da 5 anni li batte per mezzo di una invidiabile regolarità e con l'aiuto della dea bendata. Nell'ambiente lo chiamano figlio della fortuna. Quest'anno però sembra che le cose debbano andare diversamente. Renzo Romani vince la prima prova davanti al fratello. Schiller deve accontentarsi del quarto posto. Nella seconda vince Augusto, ma Renzo finisce nella sua scia e Schiller è terzo. Tutto dovrebbe essere deciso per l'ultima prova, si prevede l'amichevole lite in famiglia dei due fratelli. D'altra parte la sfortuna dovrebbe accontentarsi d'aver messo fuori gara per il titolo i due Leto di Priolo. Invece ha in disparte un regalo anche per i romani. Renzo è costretto al fermo in acqua, Augusto termina a due cilindri. La terza prova è vinta da Massimo di Priolo. Schiller, che non ne ha vinto nemmeno una, è primo nella classifica finale per somma di tempi. Anche il titolo 1955 è suo, il figlio della fortuna resta campione d'Europa.